Cari amici, professione geologo Super Berta, andiamo a vedere un altro esempio delle case di una volta, come facevano le fondazioni vecchie una volta. Allora dobbiamo demolire e ricostruire questo edificio qua, dobbiamo demolire e ricostruirlo. Abbiamo fatto delle prove per le tecniche e l'indagine sismica e poi abbiamo fatto un possesso geognostico e nel possesso geognostico vediamo appunto questo, diciamo, questo terreno alluvionale classico qui della zona pedemontana, Pedemontana di Cuneo, siamo ai piedi della Bisalta, in questa zona qui, quindi i corsi d'acqua che è il torrente Gesso portava con la sua energia, riusciva a trasportare questi ciottoli. Ma andiamo a vedere le vecchie fondazioni di questa casa. Qui vediamo la fondazione, qui in pratica troviamo uno spigolo della fondazione dove troviamo una radice. Sotto c'è si vede lo strato in questo spaccato in questa sezione, in questo scavo si vede l'originario terreno argilloso. Quindi sotto il terreno argilloso c'è il terreno ghiaioso e ciottoloso. Ma come l'avevamo fatta la fondazione? Vediamo che i vecchi cosa avevano riportato. L'avevano riportato direttamente sopra l'argilla, quindi non avevano costruito la casa sulla ghiaia. Sopra l'argilla avevano portato un po' di ciottoli, un po' di pietroni, poi avevano fatto la trave su questi pietroni. Tanti amici cari, salute! Saluti a tutti, professione geologo, ciao!